Allora, sabato ho visto una buona Juve, mi collego a quello che hanno detto anche Nino e Morena, a ritmi non eccelsi ma sempre in controllo sulla partita e lasciando in pratica una sola palla gol nitida all'Empoli, quella di Saponara sul rimpallo del corner sullo 0-0, attorno al 20° del primo tempo. Per il resto c'è da segnalare che la Juve ha fatto ben 16 tiri in porta, di cui 10 nello specchio. Quest'anno solo 3 volte era successo di meglio, nelle due partite con l'andata e ritorno con il Frosinone. Poi sappiamo che l'andata è finita come è finita, e quella di ritorno col Chievo, che è stata quasi una passeggiata, casualmente poi alle 12:30, si vede che qualcuno alle 12:30 riesce anche a giocare bene. Invece tutte le altre partite avevamo tirato meno in porta rispetto a quella di sabato contro l'Empoli. Quindi la produzione offensiva è stata davvero ottima, anche senza dare l'impressione di forzare più di tanto il gioco. Venendo alla disposizione in campo, passiamo alle slide, ditemi se vedete. Sì. Perfetto. Si nota chiaramente nelle posizioni medie che quello della Juve ha tutti gli effetti un 3-5-2 abbastanza regolare e simmetrico, così come quello dell'Empoli è un 4-3-1-2 con Saponara trequartista e le linee sempre molto strette, che è tipico del gioco di Sarri, dell'impostazione che ha dato Sarri l'anno scorso, che Giampaolo ha tenuto, e Sarri l'ha portata poi a Napoli. E tra l'altro ieri De Canio è stato bravo a mettere in difficoltà proprio questo tipo di impostazioni con continui cambi di gioco, un po' come hanno fatto anche altri allenatori, tra cui anche Allegri in Juve Napoli. Quindi vuoi Passando. dire, scusa, vuoi dire che Giampaolo sta giocando con il modulo di Sarri? Incredibile. Sostanzialmente sì, Giampaolo è stato intelligente a proseguire con quello che stava facendo Ma Sarri non l'anno è una scorso. cosa che non bisogna fare, quella di giocare con il modulo del precedente allenatore. Ci si può riuscire, tra l'altro poi Giampaolo hanno anche ceduto due o tre uomini di una certa importanza, insomma, partire Insomma. Cavalli, Fiori e Isai, insomma, erano due tra Anche i Guarrugani non legami, mi sembra male. esatto, quindi però sta andando bene e si è ormai praticamente salvato. Passando alle posizioni medie in fase di possesso palla, si nota una cosa un po' particolare nella Juve, che i tre difensori centrali sono piuttosto staccati da tutto il resto della formazione, che invece è tutta compatta attorno alla tre quarti avversaria. In effetti, ho notato che già al terzo secondo di gioco, appena battuto il calcio d'inizio, c'è questo rinvio di Barzagli con Chiellini e Rugani che si trovano nelle sue vicinanze, ma già tutta la squadra è scattata in su, distanziandosi di un buon 30 metri dai tre difensori, solo Marchisio è ancora nel cerchio di centrocampo. Qui la mia supposizione è che Allegri, mancando Bonucci, abbia dato alla difesa il compito di fare poco giro palla e di cercare di verticalizzare nei tempi più brevi possibili verso il centrocampo e magari anche verso l'attacco, al limite anche con lanci lunghi. Quando poi la palla invece è in possesso dell'avversario, ecco qui vediamo bene il classico 3-5-2 della Juve che torna a essere molto compatto con le linee molto vicine, come è tipico degli schieramenti di Allegri, sia che faccia la difesa a 3 sia quella a 4. E qui vediamo che stavolta era veramente proprio una difesa a 3, perché Lichtsteiner e Evra sono maggiormente allineati con gli altri centrocampisti piuttosto che con la difesa. Questo è dovuto anche al fatto che l'Empoli attacca quasi esclusivamente centralmente, come ha fatto notare anche Allegri nel post partita parlando con Adani nell'intervista su Sky. E attacca quasi solo per vie centrali, quasi mai in profondità sulle fasce. Quindi i nostri due laterali non hanno avuto necessità particolari di andare a rincorrere i laterali avversari troppo all'indietro. Quando poi c'è stata l'uscita di Chiellini, la squadra si è schierata con un normalissimo 4-4-2. Qui si vedono proprio le due linee di difesa e centrocampo a 4 e le due punte più avanti. Con Cuadrado, tra l'altro, autore di alcune ottime coperture dietro Lichtsteiner. In questo c'è da dire che il giocatore si è davvero molto civilizzato, come tempo fa, visto Allegri. Ha un'attenzione sulle chiusure difensive davvero notevole, secondo me, per uno che ha sempre fatto del suo istinto il suo approccio al calcio. Anche in questa situazione, tra l'altro, Allegri si dimostra tecnico di ampie vedute senza integralismi talebani. Ricordo molti, infatti, nei mesi scorsi dire che Allegri non avrebbe mai fatto il 4-4-2, invece sabato, nel secondo tempo, così come in altre occasioni precedenti, ha schierato una fase difensiva a 4-4-2 da manuale. Veniamo un attimo ai singoli e vediamo un paio di dati che balzano all'occhio sulle prestazioni singole. Morata, che pure ha fatto un'ottima partita, ha però perso 11 palloni, queste PP sono le palle perse.
E devo dire che la prestazione anche a me è parsa ottima, però noto ancora moltissime pause nell'arco della partita. È una cosa che ha fatto notare anche Del Bosque la settimana scorsa in un'intervista in cui parlava proprio di Morata, che potrebbe essere il centravanti della Spagna anche agli europei, però deve imparare a essere un po' più continuo sia da una partita all'altra, ma anche nella stessa partita a non sparire. C'è stata una fase del primo tempo, secondo me, che per 15 minuti o non ha toccato palla o ne ha perse 4 o 5 a fila, infatti questo dato è abbastanza sintomatico di questo. Qui vediamo anche l'altro dato che ho evidenziato in giallo, le palle recuperate, che sono questa sigla PR, ce ne sono ben 7 di Pogba. Su Pogba mi scuserete se un attimo forse esagererò, ma ho dedicato alcune slide alla sua prestazione dal punto di vista proprio numerico e statistico. Allora, i dribbling tentati, Pogba è stato il migliore di tutti i 22 in campo, con 5 riusciti su 7 tentati. Morata è stato secondo con 4 su 7. A livello difensivo è stato il migliore con i tackles. E questo, il tackle sappiamo che è un tipico fondamentale prettamente difensivo e di ricerca del recupero del possesso palla. A livello di passaggi ha avuto l'87% di passaggi esatti, solo Rugani ha fatto leggermente meglio di lui, ma Rugani sappiamo che la grandissima parte dei passaggi li fa a corto raggio, cioè o al centrale che gli sta accanto, in questo caso Barzagli, o all'esterno che gli sta poco avanti, che in questo caso era Lichtsteiner. Sì. Pogba invece passa dappertutto, tanto è vero che ha segnato la bellezza di 4 passaggi chiave, che sarebbero quelli che creano situazioni pericolose. E poi ha fatto 2 assist, quello del gol e quella dell'altra occasione di Mandzukic. Poi abbiamo ancora gli 1 contro 1, che sono la somma di quelli difensivi e quelli offensivi, quando è andato quindi in 1 contro 1 o quando si è difeso 1 contro 1, anche qui è stato il migliore di tutta la partita. Ben 11 riusciti su 22. Quindi direi che quando gioca così, secondo me, mi sbaglierò, forse esagererò, ma secondo me è il centrocampista numero 1 al mondo. Non c'è nessuno nemmeno che gli si avvicini lontanamente in questa fase quando fa questo tipo di partite. Beh, sabato è stato davvero impressionante. Sì, comunque. Secondo me sì, devastante veramente. E ancora qui sottolineo che sta dimostrando, tanto per cambiare, di aver avuto ragione Allegri a non volerlo trasformare in trequartista, in quanto avrebbe perso le sue peculiarità difensive, che non sono poche, o comunque le avrebbe sfruttate in modo minore, come sta facendo giocando da tutto campista, come si potrebbe dire se mi passate il termine. Sì. Verissimo. A volte non si nota questo lavoro difensivo di Pogba, sì, sì. Sono un po' di volte che cerchiamo di farlo notare, ma è sempre dei nostri quello che recupera più palloni. Io ho presente un'immagine dell'ultima partita in cui Pogba ha fatto un recupero difensivo, mi sembra da un nostro calcio d'angolo, ora non ricordo, una situazione in cui la squadra era molto sbilanciata e lui ha recuperato una palla che sarebbe stata veramente rischiosa. Quindi sono cose che non è il leziosismo bello, ma a volte fine a se stesso, sono delle cose che non si notano di Pogba, ma che sono fondamentali. Ma molti non li notano, come molti non notavano l'importanza difensiva di uno come Marchisio. Magari sbagliava 3 passaggi, ecco, Marchisio non può giocare nella Juve, però... Stavo pensando, forse sta acquisendo finalmente anche un po' di continuità, perché sono 3 partite consecutive, cioè Bayern, Derby... e sabato con l'Empoli, 3 partite consecutive ad altissimi livelli. Molte volte sì, magari il suo problema era fare una partita alla stragrande e 2 così così, una buonina e un'altra di nuovo alla grande. 3 consecutive c'erano 60 minuti fantastici, poi magari l'arbitro l'ammoniva, perdeva un po' le staffe e poi 30 minuti sbagliava tutto. Invece adesso mantiene anche per 90 minuti un rendimento notevolissimo. Sì, non so, la butto lì, potrebbe essere una reazione da post Monaco. Mi sembra che lui sia uscito un po' con le ossa rotte dalla partita di Champions e non so, mi sembra abbia avuto questa reazione, come a volersi caricare un po' anche la squadra. Ho notato questo cambiamento. A Monaco mi sembrava tra i più abbacchiati di tutti dopo la partita. Sì, 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 infatti. Sì, vabbè, se è servito per maturare o almeno una cosa di positivo la troviamo in l'unica serata. L'ha trasformata in incazzatura positiva, speriamo. Buono. Per chiudere la mia analisi, mi permetterete un piccolo tuffo nel passato, giusto per quelli come me e Nino che non sono più dei ragazzini. Ma parla per te.
No, perché magari porta anche fortuna per la prossima partita. Allora, ho preso due istantanee nel nostro sito di 2-3 stelle, in particolare due foto bellissime di Francesco Di Leonforte, che è autore di splendide fotogallery che trovate sempre sul sito. Queste due foto sono riferite al gesto tecnico del gol di Mandžukić. Non è certo una novità la stima infinita che io ho per questo giocatore, ve l'ho detto tante volte, non solo per la sua grande generosità, ma anche perché è giocatore di grandissima intelligenza e ottima tecnica, che fa giocare bene i compagni di reparto ed è dotato di notevoli fondamentali. Qui c'è un esempio del classico colpo di testa fatto da distanza ravvicinata, che è poi quello del gol. In questi casi la palla va colpita con la fronte, dandole una frustata con la torsione del collo e mandandola sulla linea di porta, per rendere il più arduo possibile l'intervento del portiere, che non ha fisicamente il tempo di lanciarsi e abbassarsi fino a terra, anche se dovesse intuire la direzione del tiro. Questo di Mandžukić è la perfetta esemplificazione di come si fa un colpo di testa ai 10-12 metri, quindi fronte, frustata col collo che manda la palla ad abbassarsi verso la linea della porta. Una quarantina d'anni fa c'era un altro, non vi dico il nome, ma qualcuno lo potrà indovinare facilmente, che faceva lo stesso movimento in maniera esemplare. Mi scuserete le immagini un po' sgranate, è proprio Milan Juve, proprio di 43-44 anni fa. Il famoso Milan Juve. Qui si vede proprio andare con la fronte sulla palla, la palla la si vede lì tra gli spettatori, dare la frustata col collo, la palla si abbassa, e va proprio a colpire la linea di porta e entra nell'angolino col portiere Cudicini che la guarda entrare. Speriamo che tutto ciò sia di buon auspicio per la partita di sabato. Tocca a voi indovinare chi è l'autore del colpo di testa. Ti comunico che gli anni sono 45, perché era ottobre 71 quel gol. Era la partita del colpo di tacco, anche del gol di tacco, no? Esatto, assolutamente, era anche il colpo di tacco, ma ho scelto questo di testa perché assomiglia per parecchie particolarità a quello di Mandžukić, insomma. Sì, assolutamente.